Il video di oggi parte da una domanda. Com'è stato possibile che un pilota che ha vinto 16 gare a cavallo tra gli anni 50 e 60, dove i gran premi in calendario erano molti, molti meno di adesso, non sia mai diventato campione del mondo? Eppure gente come Mike Hawthorn o Phil Hill hanno vinto 3 gare e un titolo se lo sono aggiudicato. Ebbene, oggi cercheremo di spiegarvi in che modo Stirling Moss si sia guadagnato il suo soprannome di Re senza corona e come mai ancora oggi, dopo 70 anni, è il pilota che ha vinto il maggior numero di gare senza aver portato a casa un titolo iridato. Sigla! E bentornati qui sul canale della Formula 1 dimenticata. Come sempre io sono Andrea, vi do il benvenuto sul nostro canale e se è la prima volta o se non è la prima volta ma non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella perché stiamo cucinando una serie di video molto appetitosi che sicuramente non vorrete perdervi e quindi iscrivetevi e attivate la campanella. E tra l'altro, se è la prima volta che capitate su questa rubrica, benvenuti a Piloti Sfigati. Un piccolo disclaimer, già che l'abbiamo letto in altri commenti sugli altri video di questa serie, che peraltro vi invito a recuperarvi se non li avete ancora visti, Piloti Sfigati è chiaramente un titolo di impatto per dare un po' più di accento a questa rubrica, per caratterizzarla meglio. Sappiamo bene, noi quanto voi, che la sfiga non è un'entità suprema che cala dall'alto, si fissa su un pilota e gli fa andare tutto male. Anche se in alcuni casi verrebbe da pensarlo, ma è il risultato di tutta una serie di sfortunati eventi che capitano a un particolare pilota. Ecco, ora parliamo di Stirling Crawford Moss, che nasce a Londra il 17 settembre 1929, in una famiglia in cui il motorsport è il padrone di casa. Il padre Alfred, infatti, era stato un pilota non professionista di buon livello che vantava un 16° posto a una 500 miglia di Indianapolis del 1924. La madre Eileen, invece, era protagonista nelle gare in salita nello stesso periodo. Stirling Moss si era innamorato del motorsport a 17 anni, quando di nascosto comprò una vettura, una MG, firmando al posto del padre, che al posto di riempirlo di sganassoni, che probabilmente è stato fatto ma qui non è stato citato, comprese il desiderio del figlio di voler gareggiare e gli permise di correre con la sua BMW a ruote coperte. All'inizio degli anni 50, dunque, Moss aveva cominciato a mettersi in luce tanto da debuttare in Formula 1 nel 1951 al Gran Premio di Svizzera al volante di una HVM a motore alta, piazzandosi 14° in griglia e concludendo in una buona 8ª posizione. Nel 1952 le sue apparizioni sono sporadiche, disputa alcuni gran premi con diverse scuderie, ma di 5 gare che inizia non ne conclude nemmeno una, sempre per problemi di affidabilità delle sue vetture. Riesce però a conquistare il suo primo punto iridato nel 1953 alla guida di una Cooper sul difficilissimo tracciato del Nürburgring, dimostrando di che pasta era fatto. Nella stagione 1954 viene invece ingaggiato dalla Maserati per correre il terzo Gran Premio del campionato, che si disputa sulla pista di Spa-Francorchamps. E in un circuito destinato a entrare nella leggenda fa vedere ancora la sua classe, conquistando il primo podio in carriera alle spalle del compagno di squadra Fangio e della Ferrari di Trintignant. Ma la sfiga sta cominciando ad avvicinarsi e colpisce proprio nella sua gara di casa, quando è saldamente secondo dopo una grande battaglia con la Ferrari del connazionale Hawthorn e a 10 giri dalla fine, per un guasto alla trasmissione, deve abbandonare la contesa. Stirling comunque segna il giro più veloce della gara, ma avendolo fatto con altri 6 piloti, si deve accontentare di 0,14 punti, ovvero il punto supplementare diviso in tante piccole fette, perché sì, all'epoca c'era anche il punto supplementare per il giro veloce. Il colpo di scena più grande, però, lo si ha a Monza. Qui Moss è in testa con più di 20 secondi di vantaggio e sembra dover dominare la corsa. Ma di nuovo a 10 giri dalla fine, la pressione dell'olio sale alle stelle e lo costringe prima a rientrare ai box e poi al ritiro. È una delusione enorme, ma ormai Moss si è fatto conoscere per le sue doti velocistiche, si è fatto notare, tanto che la Mercedes decide di puntare su di lui per affiancare Juan Manuel Fangio nel 1955.
Le frecce d'argento sono le vetture più veloci del lotto, ma ovviamente avere in squadra uno come Fangio, che è nel team già da un anno, non è cosa semplice, soprattutto se stai parlando del miglior pilota di quei tempi, e se ci si mette anche la sfiga diventa quasi impossibile. A Monte Carlo poi le due Mercedes sono largamente in testa, con Fangio che a metà gara deve ritirarsi per un problema alla trasmissione, e a questo punto sembrano spalancarsi le porte verso il primo trionfo in Formula 1 di Stirling Moss, che ha oltre un minuto di vantaggio su Ascari. Ma il fato ha deciso che non è così, e a 20 giri dalla fine il suo motore va in fumo, mandando in fumo anche le sue speranze di vittoria. Tra l'altro, l'olio lasciato dalla sua vettura in pista sarà la causa del famoso volo in mare di Ascari in quella gara. La stagione prosegue con altri due secondi posti dietro a Fangio, con le Mercedes che dominano la scena. Ad Entry le due vetture sono ancora una volta in testa davanti a tutti, e questa volta la squadra decide di congelare le posizioni, con Moss davanti, dato che Fangio è già sicuro del titolo, per assicurare così all'inglese la sua prima vittoria in Formula 1 nella gara di casa. La stagione termina poi con un altro motore rotto a Monza, mentre era ancora una volta in lotta per la vittoria col compagno di squadra. Col ritiro della Mercedes dalla Formula 1, Moss decide di tornare in Maserati, ma sembra che la sua personalissima nuvola da impiegato lo segua ovunque egli vada, e si capisce già alla prima gara di quel campionato in Argentina, quando è comodamente in testa, ma a due terzi della distanza di gara da percorrere, un surriscaldamento del motore lo costringe prima a rallentare e poi a fermarsi definitivamente. L'inglese però si rifà, e alla gara successiva a Monte Carlo la sua prova è magistrale. Si prende la sua personale rivincita per l'anno precedente e va a vincere dominando, candidandosi seriamente per la conquista del titolo. Le Ferrari però con i modelli Lancia sono veramente forti, e Fangio è il solito osso duro. In Belgio, dopo aver condotto la gara nei primi giri, è secondo proprio dietro all'argentino quando all'improvviso si stacca una ruota dalla sua macchina, che per fortuna riesce a fermare senza conseguenze. L'inglese corre ai box e prende la macchina del suo compagno di squadra Perdisa, riuscendo in una miracolosa rimonta fino al terzo posto finale. A casa sua, a Silverstone, Moss conduce per gran parte della gara, salvo poi venir superato da Fangio nei giri finali, e oltre al danno c'è anche la beffa, perché l'inglese non riesce neanche a terminare il Gran Premio a causa di un guasto al serbatoio dell'olio. Conquista poi un secondo posto in Germania, sempre alle spalle di Fangio, e una vittoria a Monza, ma tutto questo non basta, è secondo nel mondiale alle spalle dell'argentino. Nel 1957 cambia nuovamente scuderia, decidendo di tornare in patria. Infatti dichiara: è meglio perdere con onore in una vettura inglese che vincere con una vettura straniera. La prima gara in Argentina però la corre ancora con la sua vecchia scuderia, con la Maserati, in prestito, dato che la nuova vettura non è terminata. Allo start parte bene, ma dopo pochi chilometri un guasto all'acceleratore gli fa perdere terreno. Le riparazioni durano ben 7 giri e l'inglese concluderà in ottava posizione, prendendosi la magra consolazione del giro veloce. A Monaco poi arriva finalmente la nuova vettura e c'è il debutto con la Vanwall. Moss si qualifica in terza posizione e al via scatta benissimo, prendendo il comando della corsa e cercando subito di andare in fuga, ma quando siamo solo al quarto giro l'inglese sbanda e va a sbattere alla chicane dopo il tunnel. Niente sfiga, stavolta l'errore è tutto suo, ma anche quest'anno siamo a due gare nel mondiale che poteva vincere e invece si ritrova con un misero punto in classifica. Ma non finisce qui, infatti alla gara successiva sul circuito francese di Rouen, Moss è colpito da una grave forma di sinusite che non gli consente neanche di prendere parte al weekend. Una beffa incredibile. Arriviamo poi ad Entry, sul circuito di casa, dove il pilota inglese è in gran forma e sta dominando la gara, ma dopo 20 giri arriva ovviamente il colpo di scena. Infatti sopraggiunge un problema al motore ed è costretto a fermarsi ai box. I meccanici decidono così, dato che i problemi non sono risolvibili, di fermare il compagno di squadra Brooks e affidargli la sua vettura. Moss riparte solo in settima posizione, ma qui dà vita a una gara leggendaria. Compie una rimonta strepitosa andando a vincere anche grazie ai ritiri di Berat e Lewis Evans. Anche se deve dividere i punti della vittoria con Brooks, resta una vittoria pazzesca.
Conclude la stagione con due vittorie in terra italiana, la prima sul circuito di Pescara, di cui abbiamo anche raccontato la storia, la trovate nel canale, e la seconda sul circuito di Monza, ma ormai i problemi di inizio stagione avevano pregiudicato la sua corsa al titolo, che viene nuovamente conquistato da Juan Manuel Fangio al quinto mondiale in carriera, mentre Moss è per la terza volta consecutiva il secondo in classifica. E voi pensate che ormai il discorso è chiaro, fidatevi, non avete sentito ancora niente. Nel 1958 Moss rimane alla Vanwall e con il ritiro di Fangio è indiscutibilmente il primo candidato alla vittoria del titolo. Per la prima gara però deve accontentarsi di correre con la Cooper perché ancora una volta la vettura non è pronta. In Argentina, grazie a una strategia senza cambio di pneumatici, l'inglese riesce a portarsi a casa la vittoria, la prima per una vettura a motore posteriore. Forse questo è veramente l'anno buono, forse. O forse no. A Monaco, alla seconda gara stagionale, con la sua Vanwall si porta in testa alla gara a un terzo della distanza di gara complessiva, perché Stirling Moss a Monaco si esaltava. Lui, i suoi motori, non tanto. Infatti per la terza volta sul tracciato monegasco viene lasciato a piedi dal suo propulsore ed è costretto a ritirarsi. Stirling però vince nuovamente in Olanda, con la Vanwall che sembra diventata la vettura più veloce del lotto. Manca ancora però qualcosa in termini di affidabilità. E questo sarà un grosso problema, come vedremo. A Spa-Francorchamps è in testa al primo giro quando salta una marcia e il motore collassa di botto. Un altro ritiro. In Francia Moss è secondo alle spalle di Mike Hawthorn e in questo momento i due sono appaiati in vetta alla classifica iridata. Si arriva così a Silverstone, dove Moss conquista la pole position e nelle prime fasi di gara è in lotta per la vittoria con le Ferrari, quando, ancora una volta, il suo motore Climax lo lascia a piedi. E ci va bene, andrà meglio la prossima volta, ok? Ecco, la prossima volta è il vecchio Nürburgring il teatro di quest'altra rottura del motore, e sì, perché ancora una volta è in testa dopo tre giri con 17 secondi di vantaggio sul diretto inseguitore e per l'ennesima volta il motore si rompe. È incredibile. In Portogallo Moss torna alla vittoria riportandosi a soli 4 punti da Mike Hawthorn, che però conquista la seconda piazza e il punto addizionale del giro veloce. Infatti Moss non capì la segnalazione dai box del giro più veloce del suo rivale e continua ad amministrare il suo vantaggio quando in realtà aveva le potenzialità per fare tempi molto migliori. Inoltre, dopo la gara, Moss si rese protagonista di un gesto davvero gentleman. Infatti, il suo rivale, Hawthorn, viene squalificato per aver percorso un tratto di pista contromano dopo un testa coda. Moss viene chiamato a testimoniare dai commissari e gli spiega che in realtà la manovra è avvenuta fuori dalla carreggiata. Hawthorn quindi viene graziato e Moss dichiara: "Era l'unica cosa corretta da fare, questo è uno sport e nello sport bisogna essere corretti fino in fondo". Mancano solo due gare al termine. A Monza Moss conquista un'altra pole position e, mentre è nel gruppetto di testa che lotta per la vittoria, subisce un altro guasto, questa volta al cambio, ed è costretto all'ennesimo ritiro. Per sua fortuna però il suo rivale Hawthorn non vince la gara e quindi tutto si deciderà all'ultima gara in Marocco, dove Stirling Moss è obbligato a vincere con il giro veloce e nel contempo a sperare che il suo rivale non arrivi in seconda posizione. Moss fa esattamente quello che deve fare, vince, domina la gara e si prende anche il punto addizionale del giro veloce, ma il suo rivale Hawthorn arriva secondo, scortato dal suo compagno di squadra Phil Hill alla bandiera a scacchi. Hawthorn è campione del mondo con un solo punto di vantaggio su Stirling Moss e avendo vinto una sola gara contro le quattro del suo rivale. A fare la differenza è stata la maggiore costanza e i 5 giri più veloci conquistati da Hawthorn contro i 3 di Moss. Per la quarta volta consecutiva Stirling Moss è secondo in campionato. Nel 1959, col ritiro della Vanwall, passa al team privato di Rob Walker, che corre con Telai Cooper. Sembra la scelta giusta, infatti alla prima gara a Monaco conquista la pole e in gara sta dominando quando, a 20 giri dalla fine, un guasto alla trasmissione lo fa nuovamente ritirare. All'appuntamento successivo, in Olanda, Moss parte male e al primo giro è in ottava posizione. Compie però una strepitosa rimonta che lo porta a prendersi il comando della gara a 15 giri dal termine.
Ecco, non passano neanche tre giri che il cambio si rompe nuovamente, costringendolo al ritiro. Due gare, due vittorie già sue, zero punti. Sembra un film già visto. Dopo una squalifica in Francia per essere stato spinto dai commissari dopo un testa a coda, finalmente ad Entry conquista il primo podio stagionale, è secondo alle spalle di Jack Brabham. In Germania sul circuito di Avus un nuovo guasto alla trasmissione pone fine alla sua gara quando era in seconda posizione, mentre in Portogallo e in Italia arrivano due vittorie cruciali che lo rimettono incredibilmente in gioco per la vittoria finale. Si gioca tutto a Sebring, dove lui, Brabham e Brooks si contendono il titolo. Come l'anno precedente, a Moss serve fare vittoria più giro veloce per avere speranze di vincere. Nelle prove fa segnare la pole position, in gara parte bene e nei primi giri comincia ad allungare su Brabham facendo segnare il giro veloce. Sembra quasi fatta. È quel quasi il problema, perché la trasmissione della sua vettura ancora una volta non è d'accordo. Per l'ennesima volta Moss deve ritirarsi e per l'ennesima volta, la quinta consecutiva, il sogno iridato svanisce. Nel 1960 rimane alla scuderia di Rob Walker, che questa volta passa ai telai Lotus. Vediamo nuova stagione, nuovo telaio, già. Sfighe vecchie. Alla prima gara in Argentina fa segnare la pole, ma la sua partenza non è delle migliori. Al primo giro è in ottava posizione. Riesce però a compiere una grande rimonta portandosi in testa a metà gara. Vediamo che cosa cederà questa volta. Sarà di nuovo il motore, cambio trasmissione? No, è un guasto alla sospensione a farlo ritirare. La cosa pazzesca è che sembra sempre che i guasti aspettino che lui vada in testa per manifestarsi, è una cosa incredibile. Comunque in questa gara decide di prendere poi la macchina del suo compagno di squadra, Trintignant, arrivando terzo, ma questa manovra non è più consentita dal regolamento, pertanto non gli vengono assegnati punti. A Monaco, poi nella sua Monaco, dove è sempre stato velocissimo, per la prima volta porta alla vittoria un telaio Lotus. Sembra tutto andar bene, ma non preoccupatevi, la sfiga si è soltanto distratta un attimo, adesso torna. Per esempio in Olanda, Moss è secondo, in lotta per la vittoria con Brabham, quando dei detriti sparati via dalla vettura del pilota australiano colpiscono il suo cerchio e la gomma, facendolo rientrare ai box e alla fine sarà solo quarto. A Spa poi avviene il fatto che decide, ancora una volta in negativo, la sua stagione. Durante le prove, infatti, per un problema alla sospensione si stacca una ruota e la vettura va a sbattere violentemente sbalzandolo fuori dall'abitacolo. Moss perde conoscenza, ma per sua fortuna arriva Bruce McLaren, che vedendo il suo collega si ferma e gli pratica la respirazione artificiale in attesa dei soccorsi. Moss sopravvive, ma ha le gambe, il naso e tre costole fratturate. Per lui il campionato finisce qui. Tornerà in tempo per aggiudicarsi la vittoria nella tappa finale a Riverside. Nel 1961 la stagione inizia nuovamente a Monaco, terra di conquista per Moss, che infatti va a vincere la gara. Purtroppo per lui però quell'anno le Ferrari si dimostreranno nettamente più veloci delle altre vetture, grazie anche al cambio di regolamento sul motore. Un ultimo sussulto di grande classe ce l'ha al Nürburgring, dove va a cogliere quella che, a conti fatti, sarà la sua ultima vittoria in Formula 1. Ma un ultimo sussulto anche alla sfiga ci sarà? Vi starete domandando? E ovviamente, certo che ci sarà. Questa rubrica si chiama Piloti sfigati per un motivo, quindi è logico che aspetta un attimo che te lo racconto. In quella che si rivelerà la sua ultima gara in carriera, con le Ferrari assenti dopo la tragedia di Monza e in testa sul circuito di Watkins Glen con oltre 40 secondi di vantaggio sul suo diretto inseguitore. Questa volta è la pressione dell'olio che decide di abbandonare il pilota inglese, mettendo la parola fine alla sua carriera in Formula 1. Nel 1962 poi, in una gara del trofeo Glover a Goodwood, ebbe un gravissimo incidente che lo mandò in coma per oltre un mese e che gli paralizzò la parte sinistra del corpo per 6 mesi, ponendo di fatto fine alla sua carriera motoristica. Una carriera che, a guardare i numeri, ha dell'incredibile: 66 gare disputate, 16 vinte, almeno altrettante mancate per guasti, problemi di varia sorta, 24 podi, 16 pole position, 19 giri veloci, mondiali conquistati. Zero. Finisce qui la storia di Stirling Moss, che tra l'altro ci ha lasciato qualche anno fa. E noi vogliamo concludere questo video rendendo omaggio a questo campione sfortunato con una sua frase eloquente. Per alcune persone il poter dire "sono stato campione del mondo" è ciò che conta, ma per me non è così. Ciò che mi importava era battere Fangio,
perché Fangio era il migliore al mondo, un grande sportivo, ma soprattutto una grande persona. Grazie a tutti e ci vediamo a un prossimo video.